massiconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do, la multa te la do. Senti, suona l'antifurto, furto, furto. Senza ladro e senza urto io mi urto. La multa te la do, la multa te la do. Io sono vigile con l'occhio vigile. Uomo, non deve mai chiedere niente a chi che sia. Ah. Ecco. Ah, vocabolario. Italiano, greco. Carino. Forse era meglio tascabile, però, eh? Tascabile, sai che ce l'hanno tutti. Poi non si legge niente, ci vuole una lente ingrandimento, pochi termini. Qua ci sono tutti, dall'Alsplaz. Greco antico, però, eh? Che antico, modernissimo, che scherzo, l'ho comprata alla libreria moderna aperta poco tempo fa, poi c'aveva dunque, c'aveva anche libri modernissimi di coso, di pendoli focolo, c'aveva il coso, il nome della rosa. Che? I libri di Eco, no? Eco! Che caldo terribile, vedi anche il bambino che ci è abituato soffre, ci saranno 70-80 gradi. Beh, 70-80 gradi, saranno 30-35 gradi all'ombra, no? Beh, vedi, 35 gradi all'ombra, 70 alla... Vieni, 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 che bello, tieni. Vuoi giocare tu col cappello vigile? Eh? Vuoi giocare col mio cappello? E ce lo ci va nu. Hai sentito che ha detto mamma? O ce l'ho io o ce l'hai tu? Che carino. Ma scusasse, lei sta salutando quella signora con la camicetta verde? Sì. E quella è mia moglie. Come sua moglie? Mia moglie. Ah, lei forse dice quello che sta vicino a finestrina? Sì, l'ho notata anch'io che faceva così, sì. Sua moglie. No, io dico quella di vicino con gli occhi azzurri, quella più giovane. Ecco, quella più giovane è mia figlia. Mia moglie è mia figlia. No, guardi che quella è mia figlia. No, guardi, quella è mia figlia. È inutile che alzi la voce, quella è mia figlia. Allora lei che cosa mi vuole dire? Che lei ha concepito una figlia con mia moglie? Ma che concepito? Ma chi la conosce sua moglie? Io sto salutando mia figlia che va ad Atene, in Grecia. Ma quella Atene, quella va a Cefalù. Quell'aereo va a Cefalù. A Cefalù? Sì. E allora io a chi ho salutato? A mia mogunta, lei lo sa cosa stava salutando. Chi salutava? Che ne so. Basta che non saluta i familiari miei, lei può salutare chi vuole. Un'altra volta, ma chi li vuole salutare i familiari? Chi li conosce i familiari tuoi? Ma guarda che cosa devono succedere, guarda. È un bambino... che la mamma è andata un attimo alla toilette, ha detto a me se me no. Dunga si chiama. Carino. Che si... C'è una signora di colore col vestito di colore verde. Ah no, era azzurro il vestito. Col vestito azzurro. Signora? Mamma di Dunga? Signore, sono il vigile urbano che ha detto la mamma. La mamma di Dunga? Le bambine. Ah. Ma che cosa vuole? Si può sapere? Sto cercando la mamma, signora. Alla sua età va cercando la mamma ancora. Ma non la mia mamma, la mamma del bambino. Ma mi faccia il piacere, se ne vada via, che questo è il bagno delle signore, non lo vede. Vada via, si dovrebbe vergognare così grande. Lo so, mi dovrei vergognare, ecco, sì. Ecco, bravo, si vergogna. Io sono scemo. La mamma... Scema miseria. Senta, scusi, che ha visto una signora di colore molto alta? Beh, grazie. No, perché siccome ha detto che vada alla toilette, mi ha lasciato il bambino qua. Una molto bella, l'altra con i capelli lunghi, l'ha vista passare? Ecco, volevo sapere dove andate, che mi fa? Sembra sì, mi sta prendendo in giro. Ma vada a morire ammazzato, pure sì, allora è straniera. Straniera, uno me ne capita straniera. Arrivederci, grazie. Tommasi, siamo in agosto. Ma lei lo sa cosa succede in agosto?
Lei deve avere qualche movimento, capito? In agosto, moglie mia, non ti conosco? Ah, in agosto il nostro organico è già ridotto all'osso. Beh, vede che fa rima lo stesso. Ma di che rima parla? Te lo mangerei con i baci. Lo posso baciare? Ma quali baci? Non ti azzardare a baciare questo bel bambino con quel baffo fetente che tu sei puzzonde e sei di monnezza. Puoi inventarlo, hai capito? Vabbè, insomma. Ma hai detto fai la doccia prima di venire qua, l'ho fatto la doccia, che devo fare? Poi a me non mi piace questo fatto che continua a stringere a baciare quel bambino. Non si fa questo, semmai vanno baciati, vedi, sulla mano, sulla fronte, non come fai tu, con quei baffoni. Poi da grandi acquistano quelle tendenze curiose. Ma fammi il piacere, dai. Zibidi, zibidi, zibidà, questo è il bello di papà. Chi sarebbe il papà? Saresti tu? Si fa per dire, no? Ma sei geloso? È bagnato. Per forza, tu lo fai piangere, le lacrime, vedi dove arrivano. Ma quali lacrime? Quali lacrime? Questo è bagnato di pss. Ah, è bagnato di pipì, vedi, ecco perché piange. Bello, aspetta che ti cambiamo. Bisogna adesso, cambiare, eh? Ci vorrebbero dei pannolini. Hai dei pannolini? Io? Sì. In casa? Sì. Sono pieni di pannolini. Ah, ecco. Ma che scherzi, migliaia di pannolini di quando era piccola Milena, 24 anni fa. Ma sei proprio rimbambito, ma dico io, posso avere dei pannolini in casa che sono passati tanti anni, eh? Che ne so, io l'hai detto tu, zitto, zitto, bello, 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 zibidi, zibide. O non continuare a fare zibide, che si spaventa il bambino. Guardare lo posso, sì. Sì, ma senza fissarlo proprio negli occhi, che tu sei bruttarello, sembri un trinchetto mammone. Io vado, eh? Vai. Vorrei i pannolini. Come? Pannolini. Per lei? Per me, no, per un bambino. Per un bambino, forse lei non lo sa, ma esistono anche i pannoloni per adulti, per chi ha problemi di incontinenza. Il mio fratello... No, ma se io avevo problemi di incontinenza e volevo i pannoloni, ce lo dicevo. Voglio i pannolini per i bambini. Quanto è grande questo bambino? Grande, beh, piccolo, bambino... Cioè, siccome non è né... non lo so. Diciamo la terza misura? Sì, terza. Oh, li vuole usa e getta o lavabili? Che significa, scusa? Che se lei ha voglia di lavarli i pannolini, prende i lavabili. Se no, prende usa e getta, cioè quelli che si buttano. Ah, se si getta, si getta. Usa e getta. Quanti ne vuole? Dunque, non lo so, quanti ne serviranno, secondo lei? 2, 10, 100, dipende. Consideri che si cambia un bambino 5-6 volte al giorno. Ah, allora 5-6 volte al giorno, 1.500? Oppure, no, sono troppi. 100. 100? Sì. 2 pacchi da 50 per il signore. Beh, per il signore, sono per un bambino. Adesso portiamo il bambino di là che lo cambiamo, va. Vabbè, tu prendi i pacchi, io prendo il bambino. No, io prendo i bambini e tu prendi i pacchi. No, tu prendi i pacchi, io prendo il bambino. Oh, il padrone di casa sono io e qua comando io perché ne capisco più di te. C'ho una figlia femmina e tu che ne... E non crediamo che si svegli il bambino. Metà più. Tira su. Ma dove, Milena? Dove, figlia mia? Ci sono 7.000 medicine qua dentro. Ho fatto bene la catena metrichetta. Ho fatto bene. Dove? Dove stai? Non lo... Ah, eccolo qua. Ma è dietro però, non davanti. Calma. Urbano! Oddio! Si è spaccato il termometro! Buone notizie, buone notizie! Ma cosa dici, Milena? Ma non stai male? Ma io non sono mai stato così bene in vita... Febbre? No, non sono mai stato così bene in vita mia. Io febbre non ce l'ho, no? Non ho mai avuto la febbre. No, no. Milena, telefono. Dice che ho la febbre, che ho avuto la febbre. Se vuol sapere. Tu hai detto che non c'hai niente, non c'è la febbre. C'è! No, solo la febbre. Milena, perché hai telefonato? Che è successo? Papà, ero preoccupata, t'ho sentito così strano prima. E poi volevo sapere com'è stato Bia. Ah, no, niente, è successo che aveva delle macchie sul viso. Allora, io ero preoccupato che era il morbillo, delle cose. Ma poi la c'aveva le macchie sul viso suo, erano perché allergico alla pastina, è vero? Sì, è vero. Allora, niente, insomma. Beh, io devo salutare che è tardi e fa un caldo tremendo. Ciao, buonanotte, amore. No, aspetta un attimo, ho sentito come il pianto di un bambino, è possibile? C'è un bambino da noi? C'è un bambino. Ah no, è il coso della televisione. Siccome Tobia c'è la televisione accesa, vai ad abbassare un po' la cosa. E c'è Dallas, ha avuto un figlio Dallas. J.R. ha avuto un bambino, insomma. J.R. E da chi? Da Crockon Crest, di colore. Non so, non mi ricordo, non si vede bene la televisione. Ha avuto un coso, un figlio. Buonanotte, ciao. Buonanotte. Ciao, Crocross, in greco te lo dico.